Buongiorno ragazzi, ieri vi ho postato il mio reportage, tra virgolette, del concerto di Serj Tankian in inglese, per venire incontro magari ai membri delle band che mi hanno ascoltata e alle persone che ho conosciuto comunque sono dall'estero. Oggi ve ne parlo in italiano ed in più, grazie agli Hollywood Action Project, ho anche la loro scaletta, che non la trovi da nessuna parte, purtroppo. Allora, che posso dire del concerto? Attore di fila meritatissima. A livello umano penso siano stati tutti i migliori di tutti quanti i concerti a cui sono andata, sinceramente. Anche a livello proprio di rapporti con i fans, venivano lì, non se la tiravano, ecco, mettiamola pure così. Poi è venuto DJ TV a fare un'intervista, sì, un po' breve, cioè 2 minuti per Serj Tankian, ma che storie sono? Cioè, ha fatto quasi più tempo a guardare noi in fila, a parlare con noi in fila, che non a fare domande a Serj Tankian. Ma vabbè. De gustibus, lo share è quello che è ormai in televisione, purtroppo. Stiamo calando a picco. In ogni caso, ok, dai, sono venuta fuori anch'io in TV, ma va bene. Poi, beh, passiamo al clou del clou, insomma, passiamo al succo della serata. Il concerto si è aperto con gli Hollywood Action Project. E vi dico subitissimissimo le canzoni che hanno fatto, e poi magari vi parlo a grandi linee di loro. La prima canzone che hanno fatto, quindi quella che ha definitivamente aperto la serata all'Alcatraz il 15 di ottobre, è stata I'm Getting Used to It. Poi hanno fatto Self Help Book. Come terza canzone hanno fatto Without Invitation. La quarta è stata One Last Kiss. E l'ultima è stata We Created Something. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare la maniera di spiegarvi un po' chi sono gli Hollywood Action Project. Allora, datemi un po' d'aiuto. Fatemi vedere. Allora, vediamo un po'. Perché non c'hanno un sito in bella vista, sti ragazzacci? Vediamo un po'. Allora, dico subito. Loro sono all'interno hanno sia il loro progetto, sia la maggior parte di loro fanno parte anche del progetto solista di Serj Tankian. Tra questi dico Mario Pagliarulo, Troy Zegler e Erwin, non mi ricordo mai direttamente, Erika Chikian. Sono all'interno, cioè fanno parte sia del progetto di Serj Tankian, sia del loro progetto a parte. Però da quello che ho capito hanno gli stessi ideali ed è per questo che in ogni caso Sergi, cioè da quello che ho capito io, Sergi Tankian prende sempre persone che hanno i suoi stessi ideali, i suoi stessi obiettivi nella musica. Non fanno musica tanto per fare, ecco, per intendersi. Quello che ho visto io sul palco è stata oltre a un gran talento a livello musicale, sinceramente. È stata la gran voglia di suonare per divertirsi. Quello l'ho proprio notato tantissimo. Penso che poi l'esempio lampante sia stato proprio Mario Pagliarulo. Perché non ho mai visto un bassista sorridere e ridere in quella maniera lì mentre suona. Quindi guardate ragazzi, boh, la passione pura sul palco io l'ho vista già data subito. Che purtroppo non so nemmeno se posso mettere le loro canzoni e farvi sentire qualcosa, qualche, diciamo, piccolissimo sketch, però forse meglio di no per il discorso della SIAE, che non si sa mai. Beh, in ogni caso poi vi lascerò sotto la loro pagina di Facebook, così vi fate un'idea. Magari vi ascoltate qualcosa perché hanno delle loro canzoni nella loro pagina di Facebook. In ogni caso meritano. Vedete di ascoltarveli. Poi, come secondo gruppo spalla, hanno suonato i Visa.
Visa, dipende insomma. Hanno cambiato nome da poco, ma mi piace di più Visa. Visa. Ecco, loro molto eclettico come gruppo, molto particolare. Tenendo conto che hanno anche loro origine armena come Sergi Tankian. Hanno mantenuto il loro folklore praticamente e l'hanno tramutato all'interno del metal. Sono molto scherzosi, scherzano molto sul palco, fanno casino, gli piace far casino, fare atti, li vedi, sono proprio animali da palco, c'è poco da fare. E c'è un motivo infatti se durante tutto cioè durante la loro parte di concerto, come hanno detto alcuni siti web di recensione concerti, sono passati esattamente da band di supporto sconosciuta a band di supporto che ha fatto tremare l'Alcatraz, mettiamola pure così. Cioè con loro è iniziato il pogo. Dico solo quello. Difatti stavo guardando un attimino su musica metal, che è su blogosphere.it, li hanno paragonati col bordello del metal. Ed è tutto un dire. Vediamo un po' qui. Allora, la loro prima canzone è stata Transsiberian Standoff. Poi hanno fatto It's All Wrong, poi una delle mie preferite, My Mona Lisa, Victor, dove c'è stato lo sketch in cui Sergi Tankian si è venuto sul palco con la maschera di Bob Marley. E Alexander, il cantante dei Visa, salta fuori dicendo: "Ragazzi, abbiamo ritrovato Bob Marley, oggi farà un pezzo con noi." E tutti quanti lì a scoppiare a ridere perché, insomma, chi si immaginava benissimo che sarebbe salito sul palco. Infatti è partito il boato. Nel momento in cui ha cantato Sergi, partiva veramente il boato. E dopo Victor, ovviamente, non poteva mancare Victor Sister. Poi hanno fatto Alabama Song, che è una cover di Kurt Weill. Poi A Magic Ladder, In Coins. La decima è stata Fork in the Road. E poi Carnivalia. E quello è proprio il simbolo dell'ultimo album che hanno fatto, mettiamola così. Che è vero, che lì si è agitato lo stesso macello. Hanno fatto Tales Back Brattle e poi, cosa che ho visto che manca quella, hanno fatto anche Breakout the Violence, che è un'altra delle mie preferite dei Visa. Ecco, i Visa mi sono piaciuti proprio parecchio, sono riuscita anche a fare la foto con loro. Anche loro persone tranquillissime come gli Hollywood Action Project, non si sono montati la testa. Sì, continuano a camminare coi piedi per terra, si lasciano avvicinare dalle persone tranquillissimi, nonostante dicano sta facendo da gruppo spalla a Sergi Tankian, no, a Pinco Pallino. Ma in ogni caso si lasciano avvicinare tranquillissimamente, è una cosa che ho apprezzato da matti. E poi, la ciliegina sulla torta di tutta la serata. Signore e signori, sale sul palco Sergi Tankian. Tenendo conto che questo concerto ho visto il tutto esaurito nel giro di pochissimi giorni, veramente pochissimi giorni. E io l'avevo sentito a Raw nel 2011 con il System of Down, però è completamente un'altra cosa, completamente un altro sentire a parere mio. Sarà che il posto era più piccolo, eravamo meno persone. Meno. L'Alcatraz sarà pieno. Penso che non ci stesse neanche l'aria ormai. Però, cioè, l'atmosfera era completamente diversa. Sarà stata la transenna, sarà stato quello che volete, però era più familiare, ecco, più piccola. Era meglio, mi è piaciuto di più, ma me lo sono goduto di più. Però sono contenta, ecco, perché ha fatto tantissime canzoni che a me piacciono da morire. Per esempio, è partito con Figure It Out e quella ci ha scaldati perfettamente. A questa è seguita con Copia, Fidas,
Skies Over, e questa la dedico a una persona in particolare, a Moira, che senza di lei non sarei mai riuscita ad andarci al concerto, quindi le dico grazie mille, mille milioni di volte. Poi hanno fatto Baby, Butterfly, Harakiri, che anche questa l'adoro, c'è poco da fare. Non so perché a tanti non piaccia, però la sento vera. La sento forse parecchio sentita, ecco. Poi hanno fatto Elected Dead, Occupied Tears, Ten Thinking Minority, Honking Antelope, Ching Chime. E questa canzone qui è venuto a Hendrik Sirian dei Visa. Poi ha fatto Lie Lie Lie, e qui mi sono scatenata cantandola. Poi bellissimo sketch quando ha fatto Praise the Lord and Pass the Munition. Praticamente ho avuto l'idea folle di dividerci, dividere il pubblico in due metà. Fortuna che ha specificato non fisicamente, perché sennò veramente era la fine. Era realmente la fine. Praticamente la metà di, fatemi ricordare, di destra doveva dire Praise the Lord. La metà di sinistra doveva dire Pass the Munition. Questo nel momento in cui Sagi avrebbe alzato la mano o destra o sinistra. Oppure la sua sinistra e la sua destra. Ok. Ed è venuto fuori uno sketch bellissimo, perché eravamo sincronizzati da morire, erano stati bravissimi, quindi vedevi Sagi che era il ritratto della felicità in persona che poteva avere un cantante in quel momento. Dopo questa parentesi, che è stata strabella, ha cantato la canzone ovviamente, a cui è seguita poi Saving Eyes. Poi ha fatto un Educated Democracy, Beethoven's Guns e Empty Walls. Qui è uscito Sergi e noi l'abbiamo chiamato tantissimissimo, l'abbiamo urlato Sergio, Sergio, Sergio! E poi abbiamo fatto il classico coretto per richiamarlo. E Sergio è tornato e ci ha fatto due bei regalini. Ci ha suonato Gate 21 solo al piano. E poi non poteva mancare, sono stata felicissima. Ha fatto anche Aerials dal repertorio dei System of Down. Io credo che un concerto così mi viene la pelle d'oca di parlare ancora adesso. Ringrazio tutti quanti, e sono contentissima così. Cioè, è stato stupendo. Ringrazio sia le band che mi hanno sopportato a parlare, sopportato a rompere le balle. Ringrazio il tastierista di Sergi, Armin, che ci ha portato il tè caldo mentre eravamo in fila da 8 ore sotto l'acqua ghiacciata, avevamo un freddo bestia. Ringrazio Mario Pagliarulo, che se non c'era lui ho idea che alcune cose non sarebbero state possibili. E poi ringrazio anche il batterista di Sergei, Troy Zeigler, che è stato... Io lo chiamerò sempre il gigante buono, c'è poco da fare, è un pezzo di pane, è unico, mettiamola così. E detto questo, vi saluto, e diversamente da quanto detto da qualcun altro, io direi che mi riascolto per la 120ª volta Rakiri, e poi mi ascolto anche Elected Death. Ciao ragazzi! E ragazzi, insomma, stay rock, stay metal, stay music. Ciao!